ai nostri microfoni la capitana Elisa Giorgi. Elisa, questa sera una croana che, come si dice, vince e convince 3-0, una partita diciamo facile, resa facile grazie alla vostra prestazione e soprattutto alla tua questa sera in grande spolvero. Sì, era una partita comunque importante, eravamo non al completo, non la formazione al completo, ma tutte quante abbiamo dato il massimo e ognuna ha contribuito proprio nel migliore dei modi per la conquista di questa vittoria. E quindi immaginiamo che Giacomo Giganti, il vostro allenatore, sia contento della vostra prestazione. Sì, quello sicuramente, abbiamo lavorato molto questa settimana in palestra e fortunatamente anche il risultato si è visto in campo. Ora la corona che sale a 46 punti, in attesa del risultato di Chieti, come andrete ad affrontare la prossima gara? E noi sicuramente cercheremo di mantenere questa posizione che è importantissima e poi se anche dagli altri campi qualcosa verrà di positivo. Un risultato molto soddisfacente, una buona prova, più che buona diciamo una ottima prova delle tue ragazze. Sì, come dicevi tu, un'ottima prova, importante per continuare, no? Questo percorso, importante per la classifica. È chiaro che venivamo qua, no? Oggi un po' con qualche problemino, però direi che abbiamo offerto un'ottima prestazione, direi una prestazione super, come si dice. All'andata allora avevano qualche problemino e avevamo vinto noi, oggi ce l'avevamo noi qualche problemino, abbiamo lo stesso confermato il 3-0 dell'andata, quindi credo che sia andato tutto molto bene, insomma abbiamo preparato bene la partita, credo che le ragazze siano state molto attente, molto aggressive, quindi faccio i complimenti a loro. E ovviamente abbiamo l'infermeria ancora occupata per un po', e cosa ci dici sul recupero di De Col? Sì, abbiamo l'infermeria occupata come dici tu, però ormai nel corso della stagione abbiamo avuto qualche piccolo problemino, ma ne siamo sempre venuti fuori, no? Adesso su Valentina speriamo insomma di recuperarla in questa settimana. L'avevo detto anche nella scorsa intervista di recuperare qualche giocatrice, invece l'abbiamo persa, insomma, però va bene, è importante insomma che comunque sia si riesca a tenere un livello di gioco buono e si riesca insomma a vincere le partite, fare i punti, no? Perché poi per la classifica è importante. È sempre poco carino fare un nome su tutte a dispetto delle altre, ma questa sera Elisa Giorgi, la capitana, ha fatto vedere che l'esperienza conta. Sì, sì, stasera sicuramente Elisa garantisce sempre, secondo me, alcuni fondamentali delle prestazioni ottime. Stasera direi una prestazione super da parte sua, ma d'altra parte anche le altre, insomma, vedi Lania Peretti, vedi le stesse centrali, vedi Giulia Armellini che è entrata al posto di Valentina Colla, ha fatto molto bene, Valentina Foglia che è stata, come in altre occasioni, schierata come opposta ricettrice, ha fatto bene, Sharon Morgoni credo che ormai insomma sia una giocatrice che offre sempre delle buone prestazioni, sempre su ottimi livelli, quindi credo bene, un'ottima prestazione da parte di tutte le ragazze, insomma faccio fatica a trovare una ragazza che non abbia giocato bene, ecco. E dopo questa convincente vittoria per 3-0, l'augurio di continuare su questa strada anche per la prossima gara. Sì, speriamo di continuare sulla stessa strada. Abbiamo la prossima partita che sappiamo che, come anche le altre che andremo ad affrontare, è importante, con Ravenna che alla vigilia di questa partita era a meno 5 da noi, e quindi vincere quella partita significherebbe fare un ulteriore passo in avanti. Poi insomma le partite ancora ce ne sono diverse, quindi è bene pensare una partita alla volta, no? Perché poi ogni partita ha le sue difficoltà e bisogna affrontarla con lo spirito giusto, con l'attenzione giusta, facendo delle cose in mezzo al campo che si preparano durante la settimana, ecco.